stadio famoso dell'Europa cristiana medievale, e continuava poi verso sud, verso i porti della Puglia, i più frequentati. Ricordando infatti Balaam, un profeta della Bibbia. E già il secondo fatto. Il fatto è che qui non c'è un elemento moderno. Che rientra da questo pellegrinaggio, si ferma a San Michele da Chiusa e da Chisusa, ed è possibile che dona i terreni per la fondazione di questa chiesa. Ruben conosceva questo dettaglio, però casualmente è venuto fuori questo dettaglio che effettivamente lega un po' tutto. Io lo poi la panzia è assistente, quindi io vorrei solo invitare tutti i relatori con una foto di gruppo, perché a tutti i relatori della Società Astronomica Italiana vuole un segno di ringraziamento, vuole consegnare una carta che poi è, diciamo, la locandina della Terra. Prego, accomodatevi. Questo è per voi, è solo la sera. Ah, grazie. Per riconoscere, oltre alla tavola che c'è. Bellissimo, ma gli astronomi no, perché già c'è la foggia. Quindi questo aspetto è molto interessante, questa testimonianza, ma abbiamo avuto sempre dubbi sulla paternità di quest'opera. Perché? Perché si estremisti, ma non fu una questione locale, siamo all'interno di un contesto molto più ampio. Probabilmente c'era un altro loggiato anche all'interno del chiostro della. Cose. Questa è un'ipotesi che stiamo valutando proprio in questo momento. Vedete le dimensioni, dai lavori condotti della sovrintendenza nel 1950, via Pischettino in particolare, non senza dolorose scelte. È un gruppo astronomico. Naturalmente il lavoro non è finito, è soltanto una prima fase, però adesso la situazione è naturalmente molto più tranquillizzante, perché le strutture sono state messe in sicurezza. Ma l'altro aspetto interessante è questo: abbiamo trovato, la sovrintendenza ha trovato, io ho partecipato al cantiere, quindi perché come ho fatto i rilievi del cantiere, quindi ero presente. Abbiamo trovato queste tracce di intonaco che vanno oltre la linea del tetto, e questo potrebbe essere proprio quell'indizio che vi dicevo del fatto che